terza giornata in Serie C, gara fra il GB Vico e i ragazzi di Team Asturbo. Partita che ha delle premesse sicuramente una partita equilibrata. Staremo a vedere come Team Asturbo, forse favoriti in questo match, cercheranno la vittoria. Subito abbassato, anzi l'attacco con Bassano. Zazzera, c'è Lauria Gismar. Zazzera, Cristiani, la chiusura di Moscatello. Attenzione, Bassano, Bassano! A tu per tu con Micillo. Non perdona Gianni B, segnando il gol dell'1-0 per il Team Asturbo. Sostanza molto concitata la sua. Zazzera cerca l'imbucata per Cristiani, sono a tiro, Cristiani sul mancino, Conzo respinge. Attenzione alla ripartenza, Tortora, Tortora centralmente, c'è da Bassano la chiusura, non è retrocessa. Bassano, un secondo palo, Tortora, l'uscita di Micillo che anticipa Tortora. Due, c'è l'inserimento di Zazzera, poi Cortese cerca la soluzione verso Lauria, Lauria zona tiro, alto sopra la traversa. Due preferiti, Enzo. Due preferiti? No, dei tuoi preferiti. Sì, Lauria, fuori per Cristiani. Cristiani l'imbucata, attenzione Lauria, colpisce Conzo. Poi c'è ancora Cristiani, la chiusura. Cristiani, Cristiani col destro. Conzo rinvio, Tortora di testa. Cristiani l'imbucata, buona per Zazzera. Conzo, occasionissima per il gol del pareggio del GB Vico. Policane, regala palla agli avversari. Attenzione, palla per Lauria, Lauria il palo colpito da solo, occasione per 1-1 che probabilmente sarebbe meritato per lo GB Vico. Palla fuori, c'è Cristiani, Cristiani carica il destro, Murato, palla buona per Lauria, ancora un palo incredibile. Profondità, Tortora difende col fisico e sul mancino, Tortora la prova, palla che esce di un soffio. Mancino per Cristiani, Cristiani, c'è Lauria tutto solo, Lauria tu per tu con Conzo, arriva la rete del pareggio meritato del GB Vico. Simone Lauria fa 1-1. Qua preferisco il freddo, guarda, ieri non c'ero, per favore. Attenzione al contropiede, non c'è fallo, c'è Avolio col destro, il palo di Gian Maria Avolio. Finisce qui il primo tempo, 1-1, partita combattutissima. Eccoci nella ripresa di questa avvincente partita fra GB Vico e Team Asturbo. 1-1 il punteggio, una gara davvero combattutissima. Equilibrio che riflette effettivamente nel risultato quella che è stata una partita che davvero ha concesso tantissime occasioni sia da una parte che dall'altra. Faccio di punizione per il Team Asturbo, Tortora, deviazione, poi il palo. Tortora senza fallo, c'è Policane vicino, Tortora va centralmente con un treno, Tortora, Micillo. Micillo, Cristiani si inserisce, servito Zazzera, a supporto c'è ancora l'inserimento di Cristiani, sulla sinistra Cristiani, il mancino e la rete del 2-1 dello GB Vico dopo un primo tempo, dopo nel senso che il secondo tempo che forse vedeva favoriti rossi, la rimonta completata da parte della GB Vico con Cristiani.
Cristiani centralmente, adore il gol del 2-1, gioca per Zazzera, Zazzera si accentra, Zazzera il tiro ribattuto. Lauria! Ancora lui! Doppietta personale, un diagonale che non perdona Conzo. Avvio di secondo tempo. Destra. La sinistra. Palla fuori. Conzo. Attenzione, Tortora, dov'è la difesa? Tortora contro Micillo, salta il portiere, arriva la chiusura decisiva di Cristiani con Tortora che è morto. Cioè, non ci crede. È un fettino tremendo, c'ha pure un culo assurdo, non mi ha ripreso quando ho detto che c'hai un culo così. Certo. Tortora, un regalo di Micillo che non spreca. Riporta in partite sui. Enzo Tortora, 3-2. Cristiani, c'è tutto sulla Zazzera, viene servito! Palla che arriva a Cristiani, sta fin! Il gol del 4-2, ancora Cristiani! Allunga nuovamente le distanze. Cristiani, col petto per Zazzera. Zazzera, Cristiani, regala la palla a Bassano. Attenzione Zazzera sulla destra, Zazzera, Zazzera! Palla che esce di un soffio. No, Cristiani. Una. Moscatello, Policani, si lo pone Moscatello, mi è servito, 1-2. C'è Avolio! Se lo divora. Sì. Tutto da fuori per Policane il palo! Mark Policane! La ripartenza. Tortora per Avolio, Avolio sbaglia anche questo, non ci credo. Poi Tortora non è finita qui, Tortora è sul mancino, ancora la parata. Quando finisce l'arbitro? Arbitro, quando finisce? Calcio di punizione per AGB Vico, palla a cercare Zazzera e finisce qui la vittoria al termine di una partita entusiasmante, 4-2 finale. Andiamo da migliore in campo, eccoci con Cristiani accompagnato da Micillo, migliore in campo in questa gara 4-2 dello AGB Vico contro il Team Assunta, una partita davvero intensa e ricca di emozioni. Raccontaci un po' come è stata questa gara. È stata difficile, non avevamo l'opportunità, abbiamo chiamato l'ultimo ragazzo che non ha giocato, ma i 20 minuti che abbiamo giocato bene, secondo me abbiamo giocato veramente una squadra capace di fare, che conosce i propri mezzi, abbiamo fatto 4 gol, poi bravissimi loro che se non avevamo lui sicuramente era pareggio. Senti, un'ottima squadra che ha dimostrato solidissima in tutti i reparti, qual è stato secondo te l'elemento determinante di questi 3 punti? Il portiere sicuramente, il difensore Micillo, è stato veramente bravo oggi perché abbiamo avversario molto forte. Siete, abbiamo visto una grande squadra quest'oggi, avete corso davvero tantissimo tutti quanti. Secondo voi fin dove può arrivare questa GPV? Noi adesso ci auguriamo fino in fondo e vinciamo il torneo, però vediamo squadre ogni volta, per esempio i ragazzi avevano 0 punti, pensavamo che erano molto più scarsi, invece sono stati ottimi avversari. Allora, se non premesse sarà un buon campionato il vostro, in bocca al lupo alla squadra e complimenti a voi. Grazie.